Facebook e poi una sezione di Instagram, ok? Principalmente per il vostro pubblico freddo. Qui solo connessi con Wi-Fi. Ok. Qui inserirei un click, un journal click. Ho notato che funziona in maniera più efficiente, quindi iniziate con un journal dal click, in modo appunto da dare una panoramica di dati più velocemente. Vedete bene che qua ve lo spiega. Comunque, quindi ogni giorno andrà a, diciamo, analizzare i dati appunto ogni giorno invece che settimanalmente come qui. Ok, quindi se volete magari ottenere risultati più veloci, fate un giorno, selezionate un giorno dal click. Abbiamo detto CBO test, qui in questo caso è ovviamente l'ad. Come ho detto in precedenza, ragazzi, dovete testare come se non ci fosse un domani. Qualsiasi cosa potete utilizzare il post esistente, oppure che o post esistente sulla vostra pagina Facebook, oppure sul vostro profilo Instagram. Quindi creazione, inserzione, immagini, video, carosello. Queste ovviamente sono più immagini che scorrono, sicuramente vi sarà capitato di vederlo. Ok, immagini, video, potete selezionare qualsiasi cosa, potete selezionare il video quindi direttamente dalla vostra pagina Facebook, modificarlo, modificare appunto il formato del video, se lo volete magari più lungo, quindi versione rettangolare, soprattutto per quanto riguarda le Instagram Stories. Qua raccolta, ve lo consiglio assolutamente se state vendendo un e-commerce, ragazzi, Shopify, quindi un brand dropshipping oppure proprio un vostro brand. Assolutamente utilizzate raccolta, soprattutto per il pubblico freddo, in quanto andrà a creare un'esperienza interattiva personalizzata che potete creare da zero, oppure utilizzate qua il layout già preimpostato. Potete tranquillamente utilizzare la versione vetrina che vi farà inserire un video, inserire i prodotti del vostro store e loro cliccando sul video avranno direttamente tutti i vostri prodotti sull'ad, ok? Quindi direttamente da Facebook senza entrare, e se saranno interessati cliccheranno sull'immagine e arriveranno direttamente al vostro sito web e compreranno. Ricordatevi quindi di inserire il vostro sito web in ogni destinazione e soprattutto controllare che abbiate utilizzato un copy efficiente e che non ci siano errori di ortografia, errori grammaticali, perché è veramente un conversion killer. Quindi qui inserirete il titolo, appunto il testo principale, e pubblicherete la vostra campagna, ok? Come abbiamo detto in precedenza, il test è tutto. Quindi voi utilizzerete almeno, vi consiglio di utilizzare almeno 3 ads per adset, e per ogni adset, quindi abbiamo detto 3 annunci, e per ogni campagna CBO a livello di gruppo inserzioni andrete a creare altri 2 gruppi inserzioni. Quindi abbiamo detto ogni gruppo inserzione ha un pubblico differente, ok? Quindi faccio un esempio pratico veloce per farvi capire come dovete fare. Quindi abbiamo qui il nostro gruppo inserzione, questo targetizzere qui targetizzeremo Zara, vediamo se ce lo dà. Ok, Zara negozio 81 milioni, questo qui. Andiamo al prossimo, qui inseriremo Bershka. Ok, 13.000 è impossibile. Aspettate, mi raccomando, controllate bene. Aspetta, facciamo così, vediamo i suggerimenti. Ok, Bershka, vedete 18 milioni. Infatti, targetizziamo uno Bershka e l'altro targetizzeremo per esempio H&M. Ok, eccolo qui. Quindi questo è un esempio proprio base che vi sto facendo per un CBO. Se state vendendo accessori di moda, dovete fare esattamente questo tipo di targetizzazione, quindi targetizzare 3 tipi di pubblico differenti, ragazzi, mi raccomando. E ovviamente Facebook andrà a scegliere appunto l'ad vincente. Quindi mi raccomando, ragazzi, fate tutto quello che vi sto dicendo e vi garantisco otterrete risultati molto molto soddisfacenti.
E una cosa che voglio assolutamente mostrarvi è proprio la crescita dell'e-commerce, la crescita avvenuta nell'e-commerce negli scorsi anni. Guardate quanto è cresciuto il settore dell'e-commerce, quindi della vendita di prodotti fisici online. Questa è appunto una statistica globale, quindi in tutto il mondo capite bene quanti miliardi si muovono ogni anno. Vedete qua, questo è dal 2014 al 2023 in billion, che è miliardi di US dollars, e vedete bene che questo grafico ci dà anche il valore del futuro del 2023, quindi cosa succederà. L'e-commerce salirà soltanto, quindi ragazzi, questa è un'occasione che vi ripeto ogni volta, ma è che è veramente un'occasione più unica che rara, perché l'e-commerce potrà solo che salire. Se vi mettete in azione adesso, vi garantisco che otterrete i risultati migliori, perché il settore e-commerce, con Facebook Ads soprattutto, ma anche Google Ads, Instagram Influencer, con il social media marketing in generale, ha ottenuto uno sviluppo veramente eccezionale. Quindi ogni anno queste tecniche di marketing sono ogni anno più raffinate, più efficienti, quindi dovete solamente capire quello che funziona e quello che no, e ovviamente utilizzarlo per il vostro brand, per il vostro Shopify Store. Quindi ragazzi, iniziate subito il vostro Shopify Store, il vostro negozio, il vostro brand. Trovate il link in descrizione per la prova gratuita di Shopify di 14 giorni, quindi ragazzi, andate subito a cliccare e create il vostro brand. Vedete bene che crescita incredibile avrà, soprattutto nel 2023, quasi un miliardo in un anno, ok? Un miliardo, anzi scusate, 1.000 miliardi, ok? Questo sarebbe 6.000 miliardi, ok? Quindi 6.542 più altri 9 zeri, quindi sono 6.542 miliardi di dollari, ok? Quindi, come io ho specificato in molti altri miei video, è vero sì che ci sono molti competitors, però è vero sì che la torta si allarga sempre di più, ragazzi. Se anche voi volete un bel pezzo di torta di questi 6.542 miliardi di dollari, dovete solamente fare le cose fatte per bene e soprattutto mettervi in azione, ok? Veramente iniziate il prima possibile, iniziate a capire come funziona proprio il social media marketing, la vendita e-commerce di prodotti fisici, perché veramente ragazzi, questi sono dati reali, potete andare a cercarli tranquillamente su Google. Vedete qua, ci dà altre informazioni utilissime, come per esempio questa dei top 3 online stores revenue, che sarebbe appunto il fatturato totale dei primi 3 store online, quindi negozi online che si mettono in tasca 100 miliardi nel 2017. Quindi il restante, ok, tolti nel 2017 100 miliardi, il restante 2.200 miliardi si sono messi in tasca tutti gli altri, ok, online stores. Quindi capite bene, vi ripeto, quanti soldi ci sono da fare, ragazzi, letteralmente quanti soldi, quanto potenziale c'è nell'e-commerce, e andrà solamente a salire. Ora qui è fino al 2023, ma vi garantisco che arriverà sempre più su, perché la gente acquisirà ogni anno, ogni mese, ogni settimana sempre più confidenza con internet, con appunto gli acquisti online. Sempre più gente avrà accesso a internet in tutto il mondo, ragazzi, quindi non solo in Italia ovviamente, ma in tutto il mondo, soprattutto in US, che ovviamente è il mercato numero uno, dove comprano davvero così con uno schiocco di dita qualsiasi tipo di prodotto. Quindi ragazzi, come vedete, la possibilità c'è, è tutto nelle vostre mani. Se volete cambiare la vostra vita dal punto di vista economico, finanziario, ma anche di libertà, ok, l'e-commerce vi dà la possibilità di lavorare in qualsiasi parte del mondo tramite il vostro laptop o il vostro cellulare. Quindi la scelta, ragazzi, è solamente nelle vostre mani. Io vi aiuto il più possibile, vi dico esattamente cosa fare e soprattutto vi do gli strumenti necessari per ottenere risultati migliori. Uno di questi è proprio Aspy. Adesso andremo a spiegare che cos'è Aspy, ve lo mostrerò più nel dettaglio. Intanto vi dico che in descrizione avete il link con lo sconto dei $50 mensili più prova gratis di 1000 ads che potete vedere liberamente. Quindi ragazzi, link in descrizione, ma adesso vi vado a spiegare esattamente che cos'è Aspy. È semplicemente lo strumento fondamentale per qualsiasi marketer
non solo per chi sta appunto facendo, utilizzando Facebook Ads, ma anche in generale per qualsiasi marketer, per qualsiasi venditore, per qualsiasi imprenditore, perché come potete dedurre dal nome, di spiare qualsiasi tipo di ads, a qualsiasi tipo di pagina, a qualsiasi tipo di venditore. Qui vedete, potete selezionare appunto il testo desiderato. Se per esempio vogliamo selezionare braccialetto, ok, inserire un braccialetto e braccialetto meno 50%. Ok, se vogliamo scoprire magari chi sta facendo dei sconti del genere, potete inserire qualsiasi tipo di testo relativo al vostro business, relativo ai vostri competitors. Potete inserire i nomi dei vostri competitors, per esempio potete spiare gli ads di Zara, ok? Qualsiasi cosa, ragazzi. Qui potete inserire appunto il testo che è presente nel testo degli ads, nel testo degli annunci, la parola chiave, quindi, che è presente nei commenti, nell'URL. Ragazzi, qualsiasi cosa, è veramente uno strumento incredibile che dovete utilizzare adesso. Quindi, vedete qua, potete scegliere lo stile, Facebook o Instagram, potete utilizzare uomo o donna, l'età. Potete cercare gli ads in base al numero di likes, appunto qui video, foto, quando è stato creato, quindi soprattutto vedete da quando l'ad sta funzionando, e se è stato creato da poco potete subito cercare magari di copiare lo stile, ok? Copiare le mosse vincenti di quell'annuncio. Se conoscete l'advertiser user ID, ovviamente lo potete cercare. Tecnologia. Qui Active Campaign, vedete qua qualsiasi tipo di tecnologia. Ragazzi, veramente Adspy è uno strumento fondamentale che, se ancora non state utilizzando, veramente vi state perdendo un sacco di guadagni e neanche vi rendete conto, perché vi dà la possibilità di sapere esattamente cosa sta funzionando in questo momento. Se state vendendo prodotti digitali, infoprodotti, servizi, potete copiare i vostri competitors, potete vedere che tipo di prodotto sta funzionando. Se state vendendo con Shopify prodotti fisici, potete copiare e cercare qualsiasi tipo di prodotto vincente. Questo è lo strumento veramente fondamentale per trovare qualsiasi tipo di prodotto vincente. Basta che, per esempio, cercate Shop Now, ok? Vedete qua come si sta caricando, e selezionate appunto il prodotto che volete cercare, ok? Oppure, se volete cercare un prodotto, non sapete che tipo di prodotto cercare, basta che selezionate magari gli ads creati nelle ultime 2 settimane con il maggior numero di like. E ovviamente questo vi dirà esattamente quale ads sta funzionando, quale prodotto sta vendendo, perché, ragazzi, chi spende soldi su Facebook è perché Facebook sta funzionando per loro, per quel funnel, per quel prodotto. Quindi, ragazzi, voi dovete solamente, soprattutto per quanto riguarda dropshipping, dovete solamente sapere che tipo di prodotto sta vendendo, che tipo di pubblico, vi dice esattamente il pubblico. Ragazzi, vi dà qualsiasi tipo di informazione su qualsiasi tipo di ad, qualsiasi tipo di annuncio, pubblico, competitor. Quindi, ragazzi, Adspy lo dovete utilizzare assolutamente. Vi dico inoltre che il costo di Adspy è praticamente nullo, $150 al mese, che vi possono sembrare tanti, ma assolutamente non lo sono, per il servizio che vi danno, per la potenzialità di questo strumento, che sono, vi ricordo, meno di 5 euro al giorno, ragazzi, che sono sicuro la maggior parte di voi sprecherà per qualsiasi cavolata, come sigarette, aperitivi, caffè con cappuccino, cornetto e brioche, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, vedete bene che voi spendete quei 5 euro al giorno e ottenete tutte le informazioni del mondo. Quindi, ragazzi, dovete solamente attivare il vostro account. Sono riuscito a ottenere per voi uno sconto di $50 più 1000 ads mostrabili gratuitamente, solo per le prime 10 persone che cliccheranno il link sotto in descrizione. Quindi, ragazzi, sotto questo video andate a creare il vostro account immediatamente, perché dopo che le 10 persone avranno attivato il loro account tramite il link che vi metto qui sotto, ovviamente non avrete più diritto allo sconto. Quindi andate subito, non perdete tempo, create il vostro account ora. E vi garantisco che questo AdSpy vi aiuterà come nessun altro nel mondo. Quindi andate subito, ragazzi, lo sapete che io sono qui per aiutarvi, e se voi piace essere aiutati, basta che mi fate qualsiasi tipo di domanda sotto giù nei commenti, andrò a rispondere personalmente a tutte le vostre domande. Quindi non fermatevi, non mollate mai, e soprattutto vedetevi il prossimo video che ho scelto appositamente per voi, che sono sicuro vi sarà utilissimo.
Quindi andate qui alla mia sinistra e cliccate subito al prossimo video. Io vi mando un abbraccio, un grande saluto e ci vediamo appunto al prossimo video. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy.